Finito. Adesso è tutto finito. Sento i loro occhi sulla pelle. Quelli stanno spiando ogni nostra mossa. Orizzontarsi in questo labirinto d'acqua. Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti. Li sento vicini. Prepariamoci a riceverli. Ci restano tre colpi. Kevin, ho tanta paura. Thank you.
spopolare. Il loro padre. Ormai non ci seguiranno più. Scendiamo qui, ci riposeremo un po'. Sarà meglio tirare su la canoa, così la corrente non la porterà via. Ce la faremo a uscire vivi da questo inferno. Ti salveremo. Dici la verità, Kevin. Davvero non lo so. Aiutami a tirarla fuori dall'acqua. Su. Abbiamo fiducia in te, ce la faremo. Speriamo, ora dobbiamo trovare qualcosa da mangiare. Vuoi andare a caccia? Sì. Il fucile ormai non serve più. Sono finite le munizioni. Spero di prendere qualcosa col macete. Kevin, aspettami, vengo con te. Scappato. Lo sai, credo di essermi innamorato di te. Non dire più niente, se no finisco col crederci. Cosa c'è? L'orma d'un animale. Enorme. È senz'altro un'orma preistorica. Deve essere un iguanodonte che passeggiava da queste parti milioni di anni fa. Il fango di allora si è pietrificato. Laggiù ce n'è un altro uguale. Qui doveva esserci una grande zona lacustre piena di questi fantastici bestioni. E in quale periodo? Probabilmente nel periodo Cretaceo inferiore. Prima dell'ultima interglaciazione. Guarda, Kevin! Ma sono enormi! Il piede di questi mostri doveva essere almeno di 50 o 60 centimetri. E il loro peso doveva girarsi almeno sulle 20 tonnellate. Sono rimaste intatte, nel fango pietrificato. Già, e in giro devono essercene altre. Aiutateci. Aiutateci. Ferma, non gridare. Benvenuti. E grazie per la gentilezza. Ci avete aiutati a ritrovarli. Niente paura. Sono inoffensivi. Lavorano per me. Ogni tanto tentano di fuggire, ma noi li riprendiamo. E voi come siete capitati qui? Da dove venite? Dalla Valle dei Dinosauri. Siamo arrivati qui lungo il fiume, sfuggendo agli Indias qua. Dovete essere dei tipi molto fortunati. Oppure molto in gamba. Nessuno riesce a uscire vivo dal territorio degli Aquari. Ma levatemi una piccola curiosità. Come siete finiti nella Valle dei Dinosauri? Ah, se abbassi quel cannone te lo dico. Sicuro. È la forza dell'abitudine. Nella foresta bisogna stare in guardia. O ammazzi o finisci ammazzato. E allora? Il nostro aereo è caduto nella giungla. Noi ci siamo salvati. C'è modo di arrivare a un posto civilizzato. Ma voi due siete già arrivati in un posto civilizzato. O quasi. Il mio nome è Cina. Il mio Kevin Hall.
E la ragazza? È una mia amica. Che tipo di amica? Amica e basta. Ehi, Gina! Ti ho portato un regalino! Gina! Ha ripreso i fuggitivi! Ehi, Gina! Li hai presi, eh? È impossibile fuggire in questa regione. Dove hai trovato tanta grazia di Dio? Benvenute fra noi, ragazze. È proprio un bel regalo. Ci penseremo noi a farle divertire. Salve, gente. Mettete i fuggitivi nella gabbia. Avanti, e domani mandateli a lavorare nella galleria più profonda della miniera. Così gli passerà la voglia e la forza di scappare. Issa! Tira! Issa! Tira su! Issa! Quei due hanno la punizione che si meritano. E voi mettetevi comodi. Fate come se foste a casa vostra. Qui siete fra amici. Le ragazze hanno bisogno di vestiti. Potete procurarveli. Vestiti? E perché? Devo confessarti che trovo che stiano benissimo così come stanno. Forse sarebbe stato meglio non esserci incontrati. Ho l'impressione che non diventeremo grandi amici. E perché no? Basta che tu capisca il mio punto di vista. Come puoi immaginare, la nostra vita nella foresta è noiosa e sempre uguale. Ci fa piacere vedere facce nuove. Abbiamo così poche distrazioni qui al campo. E voi sarete nostri graditi ospiti. Noi non siamo tipi molto socievoli. E comunque non credo che resteremo qui a lungo. Abbiamo fretta di ripartire. Qui intorno per migliaia di chilometri non c'è che foresta. Ti devi abituare alla nostra compagnia. E renderemo piacevole il vostro soggiorno. È dura la vita dei cercatori e quando ci capita qualche piccola distrazione, naturalmente non ci rinunciamo. Sapete come anche i miei uomini hanno diritto a divertirsi un po'? Stare sempre chiusi in una miniera non è piacevole. Cosa cercate qui? Semplicemente smeraldi. No! Kevin! Fai la brava, Majara. Togli le mani dalla ragazza. Non voglio che nessuno la asciughi. Tutto bene, Eva. Non sperare di scappare, è inutile. Non riuscirai a liberarti. Ce la farò, Cina. No, non riuscirai a sciogliere quei nodi, amico. Sei un piccolo, lurido bastardo, verme schifoso. Immagino che avrai sete. Tu parli troppo e sprechi troppa saliva. Su, bevi adesso. Bevi? Più tardi potrai rimpiangerla. Se ti comporti bene, domani andrai a lavorare per me nella miniera. Altrimenti ti farò diventare carne per i porci. Figlio di puttana! Molto carina la tua amichetta. Un tenero fiorellino da cogliere, non ti pare? Sta lontano da lei. Non ha fatto niente contro di te. Se avessi potuto, vi avrei lasciato andare tutti. Ma poi voi avreste sicuramente raccontato in giro la notizia che nella Valle dei Dinosauri c'è una miniera. E se c'è una cosa che proprio non riesco a sopportare è la pubblicità. Libera almeno le ragazze. Mi spiace, ma vedi, io ho un grande difetto. Non mi fido di nessuno. Può darsi che sia perché abbia avuto un'infanzia abbastanza difficile. O forse perché sono un figlio di puttana. Come dici tu? Non dirmelo più.
Non chiamarmi più figlio di puttana. Mai più! Non avere paura, nessuno vuole farti del male. Non puoi neanche immaginare che cosa ti capiterà questa notte, dolcezza. E domani tu odierai Gino come lo odio io. Quando lui si sarà stancato del tuo corpo e ti passerà agli altri uomini del campo, le mie mani non ti faranno ribrezzo come adesso. Io so aspettare. Che qui, in questo inferno, o sai aspettare o muori. Non hai altra scelta. Che cosa vuoi da noi? Da te non voglio niente. Tu appartieni a Cina. Se solo ti tocco mi ammazza. E allora vattene via, lasciaci in pace. Ti ho già detto che da te non voglio niente. Piantala allora, vattene, vattene via, via. Non ti immischiare nelle cose che non ti riguardano. Perché qui tu devi imparare a vivere e a lasciar vivere. E tu, Dolce, vuoi andare via da qui? Il lavoro è finito! Il lavoro è finito! Vai sopra la testa voi! Cammina! Senti! Avanti, muoviti! Avanti, vai! Allunga i piedi, ci sono a mangiare qui! Ok, Camargo, domani allora arrivi con l'elicottero verso mezzogiorno. Ti aspettiamo. Il nuovo carico è pronto. Gli smeraldi sono molto grandi. Questo mese ne abbiamo trovati parecchi e tutti belli. Vedrai. A domani allora. Ah, Camargo, fammi un favore. Portami qualche scatola di tabacco. La mia riserva sta finendo. Domani troverai delle novità. Chiudo. Dammene di più, ho fame. Ci sono anche gli altri che devono mangiare. Domani finalmente arriva l'elicottero di Camargo. Spero che mi porti quello che ho chiesto l'ultima volta. Voi non ci sperare, Giorgino. Un pezzo in pane a Cina. Vieni. Adesso. Nessuno se ne accorgerà. Stanno tutti mangiando. Vai. Attenta, non ti...